Bentrovati su ETV Marche, TV Macerata. Parte da oggi una nuova rubrica chiamata Lo Sportello del Consumatore, una rubrica realizzata in collaborazione con Adiconsum e Camera di Commercio di Macerata. Una rubrica che ha l'obiettivo principale di rafforzare l'informazione e in particolare di diffondere le conoscenze relative ai diritti del consumatore. Qui con me in studio due ospiti ormai molto noti di Adiconsum, cioè Silvana Santinelli, ben Buongiorno a trovata, tutti. e un nuovo volto che gestirà questo progetto, quindi poi ci farà sapere meglio come organizzeremo questa rubrica, Alessandra Fioravanti. Buongiorno a tutti. Dicevamo rubrica, lo sportello del consumatore, già il nome dice molto, quindi l'obiettivo è quello di avere un acquirente sempre più informato e dunque è necessario mettere a disposizione dei consumatori un'informazione accurata, dettagliata e rapidamente accessibile che riguarda vari problemi per poter anche assolvere un duplice scopo di cui approfondiremo anche con le nostre ospiti, sicuramente essere sufficientemente edotti per poter evitare inganni e raggiri, ma anche premere sugli operatori perché diano a questi problemi tutta l'attenzione richiesta. Quindi siamo contenti di partire con questa nuova rubrica, quindi inizio da Silvana Santinelli. Ricordiamo perché è importante avere un consumatore informato e quali sono gli effetti di questa rubrica che ci auguriamo di poter trasmettere al consumatore per la sua tutela. Ma noi siamo qui proprio perché vorremmo fare un servizio utile a tutti i cittadini e acquisire consapevolezza rispetto al mercato, rispetto agli acquisti, sia che si tratta di beni che di servizi, credo che sia oggi assolutamente essenziale. Questo può evitare, come giustamente dicevi, inganni e soprusi. E purtroppo noi tutti i giorni invece ci troviamo di fronte a una realtà completamente diversa, cittadini che firmano i contratti senza leggerli e soprattutto manca quella corretta informazione, visto che non leggiamo mai i contratti fino in fondo, ma ci fermiamo solo a piccole cose e soprattutto ci fidiamo di quello che ci viene detto dall'altra parte. E occorre un'informazione specifica e tematica, cioè rendere il consumatore responsabile, consapevole di tutto quello che sta intorno, che va dal settore energetico al settore bancario, al settore alimentare, a tutta la contraffazione, a tante altre cose che noi vorremmo trattare in queste rubriche, cercando di dare appunto elementi utili a far acquisire al cittadino elementi utili, tematici e per avere sempre una maggiore consapevolezza. Un progetto quindi che contribuisce sicuramente ad aumentare la cultura di un consumo consapevole, ce n'è bisogno perché si moltiplicano anche le occasioni in cui è importante, come diceva lei, andare a leggere e ad approfondire il contratto che il consumatore si trova quindi a Questo è alla stringere. base, è alla Alla base. base, quindi il consumatore non è spesso, anzi poche volte è consapevole invece di quella che potrebbe essere anche la sua forza rispetto all'acquirente. Assolutamente, perché il consumatore può regolare il mercato, no? E non è una frase detta così, perché in realtà con i nostri consumi possiamo orientare il mercato. Allora, acquisire la capacità di agire in questa maniera, no? Compatibilmente responsabile ed ecosostenibile, come diciamo oggi, è assolutamente fondamentale, perché poi se noi andiamo a vedere oggi il consumatore ha dei diritti e anche dei doveri, perché questo non dimentichiamocelo mai, perché poi questo è anche l'obiettivo che no? Che vogliamo o che ci prefiguriamo in queste rubriche, è titolare di diritti e di doveri e deve essere educato affinché venga in qualche maniera venga superato quel gap informativo che c'è fra utente e impresa, che è la parte, diciamo, più difficoltosa da capire fino in fondo per il cittadino, per il consumatore finale. Diciamo che c'è questa percezione che si moltiplicano le occasioni in cui il consumatore rischia di essere, insomma, diciamo un po' truffato, raggirato, però ci sono anche molte aziende serie che operano seriamente e quindi questa rubrica serve anche per tutelare loro. Certo, esattamente, perché poi noi abbiamo oggi un mercato soprattutto riferito alla vendita di servizi, e per servizi intendo per, ne so, le utenze, dove ci sono comportamenti piuttosto aggressivi e scorretti nel momento in cui si va a vendere il contratto. E poi abbiamo aziende sane,
che invece si comportano in maniera assolutamente corretta rispetto al consumatore, ma io credo che ormai le aziende abbiano tutto l'interesse ad un comportamento corretto, perché più il comportamento è corretto e meno sono i contenziosi, per cui di fondo no, ci dovrebbe essere questo interesse, ma è una cultura che probabilmente ancora non è arrivata all'interno di tante aziende, mentre altre assolutamente sono ormai hanno raggiunto un traguardo buono sotto questo aspetto. Quindi rafforzare, creare, sensibilizzare su questa cultura è anche l'obiettivo di questa rubrica. Ricordiamo, parte questa nuova rubrica su ETV, lo sportello del consumatore, in collaborazione con Adiconsum e Camera di Commercio di Macerata. Ricordiamo quindi, facciamo un elenco di quelle che sono un po' le azioni che saranno adottate per la realizzazione di questa iniziativa, di questo sportello. Sì, allora, concretamente partiranno appunto queste rubriche tematiche e poi stiamo preparando delle brochure, perché poi è anche importante avere delle brochure che possono aiutare i consumatori ad autodifendersi, per cui schede tematiche rispetto al problema, per esempio faccio solo un esempio sulle garanzie o sul difetto di conformità, come si può difendere il consumatore. Faccio un esempio pratico: oggi molto spesso ci chiamano e ci dicono ho comprato al supermercato un determinato bene, non me lo vogliono cambiare. Non sono tenuti a sostituire quel bene a meno che non sia un bene che ha un difetto di conformità. E questa c'è abbastanza confusione creata dai stessi, a volte dai centri commerciali, che dicono con cartelli grandissimi la merce si cambia entro 7 giorni. Ma quella è una scelta assolutamente buona, noi condividiamo, ma del centro commerciale. La legge dice un'altra cosa: se ho un difetto di conformità ho addirittura 2 anni per cambiare rispetto, no? Se non ho nessun difetto e decido, no, che ho cambiato idea, non sono tenuti a farmi il cambio. Su questo occorre fare chiarezza. Ricordiamo anche che un po' questo progetto si colloca in un momento anche particolarmente difficile per tanti cittadini, famiglie, imprese, e quindi in questo... Sì, uno degli aspetti essenziali sarà anche questo, l'ascolto e l'aiuto alle persone in difficoltà. E noi oggi con la crisi ci troviamo sempre più persone che non sono in grado, hanno perso il posto di lavoro e non sono in grado di far fronte ai pagamenti primari come quello delle utenze, e aumentano paurosamente i distacchi, e c'è persone che si sono indebitate prima della crisi con un tenore di vita e con un'entrata assolutamente normale, che all'improvviso no, è diminuita se non addirittura inesistente, e non sono in grado di far fronte agli impegni che hanno preso nei confronti di banche o finanziarie che sia. Sto pensando all'acquisto, no, per essere concreti, all'acquisto della casa con un mutuo in corso, e la cassa integrazione non si è più in grado di far fronte, una famiglia con figli non è più in grado di far fronte a queste spese. E per cui sono situazioni che stanno aumentando in maniera notevolissima, e noi li chiamiamo un po' gli invisibili, perché poi la prima scelta che fanno purtroppo è quella di indebitarsi ancora, per cui si indebitano per far fronte ai pagamenti anche delle bollette oggi. E questo poi entra in un circuito vizioso che porta anche a gesti, come abbiamo visto tante volte, deprecabili, perché poi sono persone sole che hanno anche bisogno di essere aiutate psicologicamente. Non è facile da un giorno all'altro cambiare il proprio stile di vita, no? Per cui ci sono anche dei risvolti molto, molto gravi dietro, che vanno in qualche maniera sostenuti. E quindi su questo, per esempio, anche l'idea del pagamento rateale, che a volte sembra voler, diciamo, un po' sollevare l'acquirente, in realtà pesa di più in una situazione già difficile, in certi casi. In certi casi pesa di più, ma può essere la soluzione per evitare il distacco. Perché poi questo magari ne parleremo nella prossima puntata, sì, che sarà proprio su questo, che oggi è un'emergenza e lo sarà sempre più nei prossimi mesi con l'inverno alle porte.
dove le persone non sono più in grado di far fronte alle spese del gas e della luce e le aziende distaccano dopo due bollette non pagate. Infatti questo è un argomento di grande attualità, per questo ne vorremmo parlare già dalla prossima puntata, quindi chiedo anche ad Alessandra Fioravanti, abbiamo ricordato sarà lei a gestire questo progetto dello sportello del consumatore con anche la rubrica su ETV, quindi l'argomento della prossima puntata, quale sarà Alessandra? Parleremo del problema sempre più frequente del mancato pagamento delle bollette e quindi del conseguente distacco della fornitura da parte dell'azienda distributrice e delle diciamo soluzioni per ovviare questo problema e per tutelarsi. Lo sportello sarà attivo qui a Macerata in via Vino Valenti nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Quindi siamo in chiusura di questa prima puntata, quindi potrete seguire le prossime con tante tematiche di attualità su ETV, la nuova rubrica, lo sportello del consumatore. Io ringrazio Silvana Santinelli e Alessandra Fioravanti per essere state con noi. Alla prossima puntata. Ringrazio voi tutti.